Il Mediterraneo è antirazzista, perché il Mediterraneo per definizione è antirazzista, perché il Mediterraneo è il continente di un'unica razza, della razza umana, ed è un continente di acqua, e questo concerto straordinario, 12 ore di musica in riva al mare, con un ricordo forte a quanti nel mare purtroppo muoiono e a quanti nel mare, penso alla Mare Ionio, penso a Sea-Watch, tentano di salvare vite umane. Ancora una volta, grazie all'arte, grazie alla musica, grazie ai tanti che hanno dato volontariamente la loro disponibilità artistica, ricorderemo al mondo che Palermo è antirazzista, o se preferite è razzista, nel senso che difende l'unica razza che esiste, quella umana. Non solo musica, ma anche sport. Non solo musica, ma anche sport, per confermare, se ve ne fosse bisogno, che la distinzione degli esseri umani in violazione al principio sono persone, non siamo comunità, è una distinzione che fa male alla vita, e lo sport come la musica è vita. Mediterraneo antirazzista nasce nel 2008, quest'anno si svolge la 12ª edizione. È nato perché c'era necessità di fare una manifestazione che parlasse di antirazzismo e che mettesse insieme tutti i quartieri di questa città al fine di creare quelle condizioni di incontro per distruggere alcuni preconcetti che venivano in qualche modo e vengono ancora purtroppo diffusi. Allora, i prossimi appuntamenti sono il concerto del 25 maggio, sabato, in cui ci sarà un grande concerto della durata di 12 ore al Castello a Mare e in cui verranno raccolti i fondi per sostenere il progetto di Mediterranea Saving Human e Mediterraneo Antirazzista. E la prossima settimana ci saranno le tappe al CEP il 28 e 29 maggio, allo ZEN il 30 e 31, l'1 maggio saremo a Partinico, il 2 maggio saremo al Foro Italico, il 7 e l'8 giugno saremo a Ballarò, l'11 giugno saremo al Borgo Vecchio e nel frattempo inizieranno le fasi finali del torneo che saranno dal 13 al 16 giugno al Velodromo Paolo Borsellino e si chiuderanno con la festa antirazzista il 16 giugno a Casa Professa. Siamo in dirittura d'arrivo, siamo felici di quello che è stata soprattutto la risposta di tanti colleghi e amici, musicisti e artisti, e quindi sarà sicuramente un bel evento. Vogliamo ricordare gli artisti che presenzieranno? Ce ne saranno tantissimi, da Daniele Silvestri, Bruno Risas, i Pancreas, nonché molti artisti locali, Johnny Marsigli e Big Joe, Shakalab, ci sarà Zulu, insomma 12 ore di musica, un connubio perfetto con l'impegno sociale. È un concerto finalizzato soprattutto per la grande organizzazione di Mediterranea Save Human, però in effetti è anche così un focolare che si accende su quel palcoscenico, non solo grazie alla musica ma anche a quelli che saranno gli interventi che si alterneranno con i musicisti, focolare su tutte quelle che sono le forme di razzismo e di tante altre problematiche che ci sono. Noi vogliamo creare un grosso contenitore dove la musica dà voce a chi voce non ha.